Al via ieri sera il progetto Alessandria della Rocca, dalle radici alla riscoperta, finanziato dall'Unione Europea Next Generation e realizzato con il patrocinio del Comune, che ha come scopo quello di sostenere lo sviluppo artistico e economico alessandrino, supportando le piccole e medie aziende per far conoscere le eccellenze del territorio, valorizzando il tessuto culturale. Il periodo ricade a cavallo della festa della Madonna della Rocca, al fine di accrescere i legami tra i cittadini attuali e le comunità emigrate. Ricco il programma della serata con l'esibizione delle due bande locali, Ingo e Bellini, la proiezione di un filmato su Alessandria ieri e oggi, l'esibizione dei Cantores Dei e per finire lo show cooking curato dallo chef Lorenzo Montemaggiore e la degustazione finale del piatto. È una festa molto importante perché ci porta alle tradizioni, alle radici proprio delle persone anche che sono andate via. Questa è la prima edizione, sicuramente nella prossima edizione se riusciamo ad organizzarci magari faremo di meglio, però stiamo approfittando anche attraverso questa edizione di promuovere anche i prodotti tipici locali, in particolare i prodotti che produce l'agricoltura. Alessandria della Rocca ha una vocazione agricola e diciamo che l'economia portante vera e propria è l'agricoltura, quindi l'amministrazione comunale si concentrerà soprattutto su questo settore. È un programma ricco quello di questa sera e di domani. Ma il programma ricco è quello di questa sera, domani ci sarà un evento un po' a sfumare, ma la vera attività e la vera promozione si svolgerà proprio nella giornata di oggi, quindi del 22. Quindi invito eventualmente a chi ci sta ascoltando, se la trasmissione andrà immediatamente in onda, a venirci a trovare. Bene, il significato anche di questa manifestazione serve un po' a riscoprire le radici? Sicuramente serve a riscoprire le radici, a riscoprire soprattutto le tradizioni che purtroppo in questo mondo digitale si vanno perdendo. Ormai c'è un mondo che cammina solo e esclusivamente sul web, come se sostanzialmente le persone sono fatte, diciamo, sono finte. Così non è. E spesso incorriamo nell'errore anche, devo dire, di pronunciarci in maniera errata, a volte eccediamo. E a volte penso che andare sul web può essere anche un errore. E se noi fossimo nel periodo di Aristotele, possibilmente se lui farebbe un commento, arriverebbe magari qualcuno, un ragazzino, e lo criticherebbe senza ragione. Quindi bisogna stare attenti come usare questi canali. Sono canali, devo dire, a volte non danno Voi giustizia. lavorate parecchio per incrementare, diciamo, la conoscenza dei prodotti tipici locali. Vediamo che ad Alessandria ci sono circa 80 aziende che producono nell'enogastronomico. Sì, ci sono circa 86 aziende, come giustamente ha detto lei, e devo dire che il tessuto economico su questo punto di vista è molto importante. Il problema è che per promuovere il prodotto è molto difficile perché noi abbiamo un costo del lavoro molto importante, ci dobbiamo confrontare con i prodotti che arrivano dal Nord Africa, non ci dobbiamo dimenticare che siamo in Sicilia e la Sicilia produce quasi gli stessi prodotti che produce il Marocco, la Tunisia. Quindi diciamo che la concorrenza diventa spietata su questo punto di vista. Gli agricoltori annaspano, ma non solo per il discorso della competitività, anche al fattore legato al clima. Il clima quest'anno non ci sta aiutando, dico, siamo qua ad aspettare la pioggia con la volontà di Dio. Speriamo che nei prossimi giorni, dico, accada qualcosa del genere, altrimenti l'agricoltura, oltre che già c'è una difficoltà per l'approvvigionamento idrico sul punto di vista idropotabile, ma l'agricoltura è completamente in ginocchio perché l'acqua non serve solo per bere, ma serve anche per mangiare. In che senso? Perché l'agricoltura produce e anche economia. È praticamente un progetto, quello del turismo delle origini, che si inserisce nell'ambito di un bando che è stato emanato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito del fondo, finanziato dal fondo PNRR, in particolare dalle New Generation EU. L'anno 2024 è stato dichiarato dal Ministero degli Esteri anno delle radici e quindi è in questo contesto che il progetto si inserisce. Qual è lo scopo del progetto? Intanto bisogna precisare che noi come amministrazione entrante stiamo dando esecuzione ad un progetto
progetto che è stato messo in essere dall'amministrazione uscente. Il progetto, lo scopo è quello di incentivare e promuovere sempre di più il turismo appunto delle origini, quindi permettere a tanti italo discendenti di raggiungere la propria terra e di gustare sotto tutti i profili quelle che sono le bellezze artistiche, culinarie del proprio territorio, quindi incentivare il turismo. Devo dire che stamattina ci sono tante le attività che sono state programmate nel corso di questi due giorni, fra tutti per esempio il tour del nostro paese, in cui sono comprese visite per quanto riguarda le bellezze paesaggistiche, ma anche le bellezze storiche, le chiese. E oggi assistiamo, questa giornata si completerà con uno show cooking che avrà proprio lo scopo di far conoscere delle pietanze locali e farli degustare a quanti si sono recati oggi nella nostra cittadina. Ho collaborato assieme a un gruppo di lavoro, chiamiamolo così, abbiamo sostenuto il progetto assieme agli amministratori, eccetera. Abbiamo portato avanti un progetto che ci ha finanziato la Comunità Europea in un contesto noi l'abbiamo intitolato, questo progetto fatto nostro, la Festa della Madonna, un viaggio alla riscoperta delle radici. Questo progetto, diciamo che per noi è un fiore all'occhiello, perché ci permette di, tramite canali social, di portare avanti e tenere in alto la nostra Alessandria. È un piccolo borgo, un piccolo paese, però cerchiamo di valorizzare quel poco che abbiamo per poter costruire sempre positivamente. A fianco a lei c'è un'altra persona, sì, se ce la vuole presentare, che ha collaborato al progetto. Sì, sì. È l'avvocato Nino Reinere, assieme abbiamo fatto questo opuscolo. Ci stiamo adoperando, stiamo vedendo la realizzazione del nostro lavoro. Ci abbiamo lavorato già da qualche settimana e oggi raccogliamo i frutti. Stamattina c'è stata una guida in giro per il paese, addirittura l'ha curata mia moglie con persone, nostri compaesani che vivono fuori, per fare vedere le bellezze del nostro comune, il nostro barocco, le nostre chiese, i nostri monumenti, i nostri palazzi. Thank you.
Questo progetto è stato pensato proprio per i nostri immigrati e nel periodo della festa della Madonna, perché la festa della Madonna è una festa che viene celebrata da tanto tempo anche nei paesi come Tampa, Florida e Rosario. Quindi diciamo che questa festa è stata fortemente voluta per mettere assieme i nostri immigrati affinché possano riscoprire quelli che sono i valori, i sapori, i colori della loro terra. Infatti stasera sarà previsto un palinsesto di eventi musicali, culturali, culinarie con lo chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore, che realizzerà un piatto con i nostri prodotti tipici e che poi donerà alla comunità questo piatto e che tutti i cittadini potranno poi degustare in un secondo momento qui nella piazza principale. E ci troviamo appunto nella piazza matrice, che è la piazza che costeggia la nostra chiesa madre e che attualmente ospita la Madonnina della Rocca, tra cui peraltro quest'anno ricorrono i 400 anni dal ritrovamento del simulacro della Madonna della Rocca, perché la Madonna della Rocca è stata ritrovata 400 anni fa su un monticello che da una cieca, e quindi quest'anno ricordiamo i 400 anni. Infatti questa festa è stata proprio pensata a cavallo della festa della Madonna, proprio per dare valore ancora di più a quelle che sono appunto le nostre tradizioni. Questo progetto è stato finanziato dall'Unione Europea Next Generation e realizzato dal Comune d'Alessandria della Rocca proprio per la promozione del territorio attraverso queste attività rivolte a tutta la cittadinanza e agli italo-discendenti del mondo, proprio nel quadro del programma del turismo delle radici. Saranno presenti questa sera pure in piazza le aziende, perché questo progetto prevede proprio nella progettazione dell'evento, abbiamo pensato di coinvolgere le aziende del nostro territorio, perché il nostro territorio è un territorio ricco di tante cose, si produce zafferano, origano, mandorle, e abbiamo i pescheti, quindi questa sera gli espositori, i produttori alessandrini potranno fare vedere agli immigrati, a chi purtroppo per motivi di lavoro ha dovuto lasciare la propria terra, quelle che sono le ricchezze dei Monti Sicani, perché Alessandria della Rocca si trova all'interno del Parco dei Monti Sicani. E ci saranno momenti diversi, tra cui momenti musicali animati dalle nostre due bande musicali, la Luigi Ingo e la Vincenzo Bellini, e poi ci sarà un momento curato dai Cantores Dei, che stasera gratuitamente omaggeranno la cittadinanza con la loro musica, quindi facendo ascoltare canti siciliani tipici del nostro territorio. E un'altra cosa importante voglio evidenziare che all'interno dei sapori di Alessandria, quindi nel momento della degustazione sarà rivolto un momento pure all'incannellata, che è un dolce tipico del nostro paese, che ha avuto il riconoscimento PAT, e che questa incannellata nasce dalla storia di una suora. Si chiama incannellata non perché contiene la cannella, ma perché prende il nome della suora che l'ha realizzata. Si racconta che le suore collegine che noi avevamo un tempo ad Alessandria della Rocca aspettassero il principe Spatafora, che spesso veniva a trovarli, e quindi, non avendo niente da preparare in quel momento, realizza questo dolce che è a base di mandorle, di zucchero e di acqua, e quindi viene fuori questo dolce particolare che prende il nome da questa suora, Suor Maria Cannella. E quindi stasera anche i nostri emigrati avranno la possibilità di degustare questo prodotto. Non volendo dimenticare nessuno, volevo ringraziare, visto che siamo qua in diretta, chi ha collaborato nella realizzazione di questo progetto, in modo particolare la dottoressa Valeria Centinaro e il professore dell'Università di Palermo, Maurizio Giannone, e poi la dottoressa Anna Ligammari. Un particolare ringraziamento va pure all'amministrazione precedente, al sindaco Bubello e alla giunta che ha proposto questo progetto, ma un ringraziamento ancora di più va all'amministrazione che ha accolto questo progetto e l'ha fortemente voluto che fosse realizzato. E quindi un ringraziamento va pure a Pasquale, l'assessore alla cultura, Pasquale Aliotta, che ha curato tutti gli aspetti organizzativi, e anche al comitato tecnico che ha lavorato con me affinché fosse possibile questo evento. Siamo
questo è un progetto del ritorno delle radici, finanziato dalla comunità europea. Ci sarà in piazza alle 20 uno show cooking di pasta. Faremo un prodotto tipico nostro fatto con prodotti genuini a chilometro zero, zafferano, mandorle tostate, pomodori, pomodorini, ciliegini gialli e formaggio allo zafferano. Dietro di me, alle mie spalle, come potete vedere, ci sono due chef, uno è il proprietario della pizzeria La Giara, Nino Bellone, e lo chef Montemaggiore, che viene da Sciacca, uno chef molto famoso, che a momenti potremmo anche intervistare e vedere quello che stanno realizzando, che noi poi riproporremo nello show cooking nel centro del paese, nella piazza Matrice. Ecco, qual è l'obiettivo di questa iniziativa che il Comune sta organizzando? L'obiettivo è quello di fare, come dicevo poco fa, di ritornare alle origini, quindi recuperare le nostre origini, far capire da dove veniamo, chi siamo e chi saremo nel futuro, e di non dimenticare ovviamente le nostre cose belle che abbiamo in questi piccoli paesi, che sono le chiese, che sono le piazze, che sono anche la gente, perché la gente dei paesini è una gente disponibile, educata, di grande cuore, ecco, quindi... e non dobbiamo mai dimenticare il nostro passato, ricollegato ovviamente alle persone che sono all'estero, perché molte persone, molti alessandrini, scusami, sono all'estero, qua a Tampa, in Svizzera, in Germania, in Francia, ovunque. Quindi non dobbiamo mai dimenticare e tagliare questo nostro collegamento. Magari ritornano durante questo periodo estivo? Assolutamente sì, ci sono delle famiglie che vengono da fuori, da Tampa, delle famiglie che vengono dalla Germania, se non mi ricordo male un paio di francesi e una famiglia svizzera, e ovviamente alessandrini che ritornano alle proprie radici come il progetto. Parliamo ora di cosa state preparando e cosa la gente potrà gustare più tardi in piazza. Allora, in funzione dei prodotti più autoctoni possibile, più di stagione possibile, abbiamo utilizzato il ciliegino giallo, visto che c'è questo fil rouge del giallo dello zafferano, anche per far risaltare questo colore. Abbiamo utilizzato un formaggio con lo zafferano, tipo il piacentino ennese, praticamente, anche se è prodotto qua in un paese qua vicino, le mandorle che sono qua fanno da padrone, la salsiccia con le carni tipiche del territorio, basilico, un po' di rucola, la menta, l'olio d'oliva tipico dei luoghi, la pasta, quella che volete, e anziché mettere come i soliti pesti l'aglio, che a volte dà fastidio, ho utilizzato la cipolla, che comunque anche a freddo si cuoce con l'acido del sale e l'acido del pomodoro, quindi avremo un gusto sì di pesto, di aromi, così, questo carosello di odori, di sapori, di gusti, ma che non ci dà fastidio e non ci rende l'alito pesante come l'aglio. Poi uno l'aglio lo può pure mettere, peperoncino se non lo gradisce, però è meglio non metterlo mai, metterlo al momento affinché persone anziane e bambini a cui dà fastidio, diciamo, lo possono poi mettere dopo. Peraltro ringraziamo la famiglia qua del proprietario che ci sta ospitando, che così gentilmente ha messo a disposizione la location, i mezzi e gli uomini praticamente. Quindi ora al signor Bellone la parola. Io sono onorato e orgoglioso di quello che sta succedendo oggi nella mia cucina, perché sono felicissimo. Ringrazio tantissimo l'assessore Aliotta di avermi dato questa possibilità e ringrazio anche l'amministrazione. Buona serata a tutti.